Elettricità sempre disponibile, facile, come inserire una presa di corrente o girare un interruttore, una comodità alla quale siamo da tempo abituati, ma che richiede un complicato lavoro di distribuzione a monte. Oggi, con una fetta sempre più grande di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, diventa ancora più difficile gestire la rete elettrica, perché sole e vento non sono sempre disponibili e spesso l'energia così ricavata deve venire trasportata da posti remoti. Serve un nuovo concetto di infrastruttura elettrica che è già stata battezzata Smart Grid, la rete intelligente. Euronews ha incontrato il professor Keith Bell, un esperto di Smart Grids che vive e lavora a Glasgow, in Scozia. Cosa sono esattamente le reti intelligenti? Beh, dipende da chi lo si chiede. Una risposta che si può dare è che le reti intelligenti sono la risposta. Per noi in Europa la domanda concerne soprattutto cosa facciamo con l'energia generata da fonti rinnovabili, che impatto hanno sulla gestione della distribuzione. Alla fine bisogna prendere l'energia là dove è generata e portarla là dove viene utilizzata. E questo pone alcuni importanti problemi da risolvere. E le smart grids come le risolvono? Per portare l'energia elettrica dal luogo di origine al luogo di consumo, uno dei punti chiave è quello di usare la rete elettrica esistente fino al massimo della sua capacità. Come possiamo sfruttare al meglio la rete esistente? Questo è il primo problema. Il secondo è gestire la variazione del consumo e in passato il metodo tradizionale era quello di spegnere e accendere le centrali secondo bisogno, secondo le previsioni delle abitudini di consumo degli utenti. Oggi si pensa più in termini di come possiamo modificare la domanda. Significa forse che la mia lavatrice sarà comandata a distanza da qualcuno in una sala di controllo che decide secondo la forza del vento dei raggi solari? È uno scenario possibile? Solo indirettamente, credo. Mi sorprenderebbe molto vedere qualcuno in una sala di controllo a comandare milioni di lavatrici a distanza. Ma quello che potrebbero fare è inviare una richiesta di diminuire i consumi, per esempio in un grande edificio o in un'abitazione o in degli uffici o in una fabbrica o anche in un'intera comunità. La rete elettrica è controllata minuto per minuto? Non lo è al momento e questo è il cambiamento radicale della rete intelligente, un livello di controllo in un sistema integrato molto vasto come non abbiamo mai visto prima. Questo micromanagement, questa gestione dal minimo dettaglio al panorama più vasto, dà l'idea di essere molto difficile, almeno senza l'uso dell'automazione. È vero, l'automazione è cruciale. Avere una buona visibilità di quello che sta accadendo, delle informazioni accurate, permette di comportarsi nel modo giusto al momento giusto. Un'altra caratteristica importante della rete elettrica è la sua vulnerabilità. Eventi apparentemente insignificanti sono capaci di mandare in stallo il sistema e provocare immensi blackout. Lo si è visto, per fortuna, abbastanza raramente, ma accade. Oggi circa l'85% dell'energia elettrica è generata da combustibili fossili. Ci sono grandi aspettative sulle fonti rinnovabili, l'energia solare, eolica, dalle maree, eccetera, perché rimpiazzino i derivati del carbone e dal petrolio in modo sostanziale. Ma riusciremo mai a fare a meno di una corrente elettrica sempre disponibile, a portata di mano? A me sembra che oggi come oggi non possiamo fare a meno di questa comodità alla quale siamo abituati. È stato molto difficile persuadere i consumatori del fatto che l'elettricità che oggi è disponibile per tutti gli elettrodomestici potrebbe in futuro venire saltuariamente negata. Il governo britannico ha puntato sui contatori intelligenti che semplicemente suggeriscono come usare meno elettricità. È una parte importante della lotta al cambiamento climatico. Non dovremmo consumare tutta l'energia che consumiamo oggi.
E cosa succede se non passiamo alla rete intelligente? Non abbiamo scelta. Dobbiamo raggiungere questi obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra. Dobbiamo usare di più e meglio il vento, l'acqua, forse il nucleare, forme rinnovabili di riscaldamento, pannelli solari. Dobbiamo fare questo. Ma serve un'infrastruttura energetica che sia pronta per questo. Lei prevede un mondo sostanzialmente diverso. Se riusciremo a far avanzare la gestione della domanda, le cose saranno molto diverse. Ci abitueremo a modi diversi di far funzionare gli elettrodomestici. Le auto elettriche sono uno degli strumenti principali per ridurre le emissioni a effetto serra e dovranno rientrare in una nuova infrastruttura elettrica radicalmente ridisegnata. Sì, le cose cambieranno.